assumere! Solo con una civile discussione. È giusto, noi del comitato abbiamo deciso in questa maniera, silenzio! Riassumi tu, che l'idea è poco chiara, però, insomma. Va bene. Primo, bisogna andare immediatamente dal padrone e dirgli chiaro e tondo quello che noi pensiamo. Esatto, prima cosa. E dobbiamo ottenere, uno, la riduzione dell'orario di lavoro. Benissimo! Giustissimo! Ma non dimentichiamo una più equa distribuzione delle farie! Non dimentichiamolo! No! Dobbiamo salvaguardare i nostri diritti! Dobbiamo salvaguardarli, ma soprattutto in questo momento dobbiamo richiedere una giusta retribuzione! Giusto! I prezzi sono in continuo aumento! Io direi che innanzitutto è necessario lottare... No, per favore, ha una voce insopportabile, una vera trapanazione del cranio. Vabbè, pazienza, signora Mafioni, ma lei ha una voce insopportabile. Insomma, e poi quante volte le devo dire, le donne, in fatto di questioni sindacali, non devono mai aprire bocca che non capiscono niente. Ma è progressista, che gli è. Ha ragione la collega Mafioni. Lei, Fracchia, si sta comportando come... Come che cosa? Come non me la faccia dire, no, non me la faccia dire! Non lo dica, la prego. È un curioso qui pro quo, cioè io volevo consigliare alla signorina Mafioni di non intrappolarsi in una perigliosa contrattazione sindacale dalla quale lei... Gli è molto gentile da parte sua. Ma via, su, dobbiamo essere uniti. Certo. È inutile disperdere energie in questioni personali. Certo! Certo. Non la interrompere, lasciala finire. Ha finito, perfetto, hai finito? Allora sì, allora continua. Bisogna andare dal padrone, devi... Ma poi perché dal padrone? Ma bisogna andare da quel porco di acceso. Scusa, porco! Scusate! Scusate, porco è poco, io dico porco è suino! Vorrebbe che qualcuno gliele cantasse chiare! Certo. Molto chiare! Anzi, a tal proposito io ho una mezza idea. Visto che lei ha tante lunghiette alle volte e gli è così aggressiva, perché non mandiamo la nostra cara signorina Mafioni? No, scusate, ma io a Cetti lo conosco benissimo e credo proprio che questa volta sia il caso che ci vada un uomo. Benissimo. È vero! Allora, ci va lui! Ci va lui! Scusate, ma fate la conta voi del comitato! Facciamo la conta! È sempre un'ideuzza sua molto carina. Facciamo la conta. Allora, avanti. Comincio io, Per me, da destra. Sì. Uno, due. Cioè, si comincia da te. Sì, da me. Avanti, uno, due, tre, via! Ecco, due, quattro, niente, quattro. No, niente, ho messo. Che cos'è? Ho un'anchilosi. Due o tre, cos'hai lì? Tre, due, tre! E tre? Tre, tre. 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. È lui. Scusami, no. 1, 2, 4, 5, 6 è lui. Scusa. Come conti? È il 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Dove è andato? Il 3. Ma non l'hanno abolito. Ma che abolito? No, signorina, non mi giudichi male. Io avevo l'impressione che mi volessero escludere subdolamente da questo sorteggio al quale io anelo. Ma è una Fracchia, è toccato a lei. Si comporti da uomo una volta ma tanto. Ma io sono no? un uomo, signorina. Senti un po', Fracchia, sì, non avrai mica paura, eh? Ma senti l'imbecille, paura io. Ma allora non mi conoscete? Io non ho paura di niente. Va bene. Nulla mi spaventa. È chiaro? Io adesso vado su dal porco! Sì. Da suino! Con molto coraggio! Fredda determinazione e gli chiedo, primo! Una riduzione di questi schifosi orari di lavoro! Bravo! Secondo! Una più equa distribuzione di questo infame piano di ferie! Sì. Terzo! La cosa che noi, gente che lavora! Fa più comodo un aumento dei salari! Grazie, mi raccomando, non sia troppo impulsivo però! Mi guardi che quello può chiamare la polizia, eh! Io non ho paura di nulla e di nessuno! A noi due! Tiranno!